Tutte le organizzazioni criminali storiche oggi sono in forte difficoltà dal punto di vista dell'assetto organizzativo, dell'assetto strutturale, ma sono ancora dotate di grande capacità economica. I traffici di stupefacenti rendono quantità di capitali estremamente importanti che poi vengono reinvestiti all'estero, ma vengono investiti anche in Italia. Questo crea intorno alle organizzazioni criminali dei consensi che poi vengono spesi per poter ottenere ulteriore consenso sul territorio. Da nord a sud l'azione investigativa e giudiziaria, con arresti, sequestri, la caccia ai patrimoni e alle organizzazioni mafiose anche all'estero, non conosce sosta, eppure i clan resistono, attirando a sé professionisti, imprenditori, figure del mondo finanziario e delle istituzioni. La relazione della Direzione Investigativa Antimafia traccia un quadro della sfida alle mafie che non ammette amnesie o distrazioni per impedire che le cosche conquistino pezzi sempre più ampi dell'economia e delle risorse del paese, puntando sui fondi europei per la ripresa. Sono sempre più interessati ad acquisire appalti, ad acquisire commesse, soprattutto in relazione al settore sanitario, la necessità di rimodernare ospedali, di creare nuovi posti letto in situazione di emergenza, quindi senza poter utilizzare tutte le procedure previste per la prevenzione della criminalità, dell'aggressione della criminalità negli appalti pubblici, fa sicuramente sì che la criminalità organizzata trovi ampio spazio per poter operare. In questo momento si stanno organizzando in maniera estremamente decisa, estremamente forte per aggredire quelli che sono le imprese più deboli, che hanno bisogno di capitali, che hanno bisogno di liquidità, sono pronti a subentrare a quelli che sono i normali canali del credito per entrare prima nel capitale delle aziende e poi assorbirne completamente. Nel primo semestre 2020 la Direzione Investigativa Antimafia, tra 54.228 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, ne ha individuate 1.691 direttamente connesse alla criminalità mafiosa e 6.292 riferite ai cosiddetti reati spia, cioè collegabili a indicatori di attività della mafia. Nello stesso periodo sono state 384 le interdittive antimafia, provvedimenti dei prefetti che colpiscono imprese e imprenditori che risultano in vario modo collegabili alle organizzazioni criminali. Un enorme numero in aumento delle segnalazioni di operazioni sospette, ma anche un aumento di oltre il 20% delle interdittive antimafia emesse dai prefetti. Quella è un'area a vocazione agricola e allora ci interessiamo del mondo dell'agricoltura, che è un mondo molto redditizio, non fosse altro per i contributi europei, i contributi regionali, non fosse altro perché c'è la possibilità di assumere operai stagionali, i quali poi in futuro voteranno, quando sarà ora, voteranno e quindi ci sarà anche il ritorno sul piano della richiesta del voto. Piana di Sibari, provincia di Cosenza. I clan avevano preso di mira il settore agroalimentare e dei trasporti di quest'area, famosa in particolare per la produzione degli agrumi, le clementine, prima imponendo tangenti, poi subentrando direttamente nella gestione delle imprese. L'interessamento di questa cosca, a questo genere di attività economiche ha comportato poi addirittura uno spostamento degli interessi anche verso importanti aziende del nord Italia che investivano regolarmente in queste attività nel sud. Nel mirino, tra le altre, un'azienda di Ferrara, affermata nel campo della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli a livello europeo. Il rappresentante legale dell'azienda aveva subito una lunga serie di intimidazioni, minacce esplicite di ritorsioni, ripetute richieste di denaro per servizi di guardiania o, dopo modifiche, arbitrarie dei prezzi stabiliti per la fornitura dei prodotti. Le trattative sindacali, la difesa dei lavoratori erano impossibili. L'andrangheta sistematicamente, con metodi spicci, metteva a tacere i sindacalisti che chiedevano il rispetto di regole e diritti sacrosanti. Il clan dei Fora Stefano imponeva le sue regole con la violenza, forte anche della pace siglata con un altro clan della zona, gli Abruzzese, conosciuti come gli Zingari. 17 gli arresti compiuti dalla Polizia di Stato al termine di un'inchiesta della Procura distrettuale di Catanzaro. Gli imprenditori in passato avevano denunciato l'attività e le vessazioni dei clan. Ora l'inchiesta ha rivelato che se c'è stato chi ha resistito, molti si sono arresi. Non pochi sono stati anche casi in cui aziende agricole sottoposte alla pressione criminale si sono rese disponibili, perfino a svolgere un ruolo in una serie di sistematiche truffe ai danni dell'INPS. Questa organizzazione era in grado addirittura di costruire dei rapporti di lavoro fittizi per dei braccianti, i quali poi ottenevano dall'INPS le prebende normali per la loro assunzione e questi soldi andavano a finire
nelle casse dell'organizzazione stessa. Il clan De Foro Stefano aveva poi messo le mani anche sul settore degli autotrasporti, creando un cartello di ditte che monopolizzava le attività legate non solo alla produzione agricola. Una penetrazione nel tessuto sociale ed economico della zona, resa possibile anche dalla disponibilità di professionisti. Un avvocato e un commercialista in particolare avevano assunto il ruolo di consiglieri a disposizione dei clan.